Siamo con Cinzia Pellegrino, senatrice Fratelli d'Italia, responsabile del Dipartimento Tutela Vittime del partito. Abbiamo assistito alla presentazione di un progetto per le donne che portano sul proprio corpo il segno della violenza. No, io ritengo importante queste progettualità perché finalmente danno una speranza in più a chi è stato colpito non soltanto nella propria intimità, nei propri affetti, ma anche fisicamente. Questo è un marchio che si porta avanti tutta la vita perché è uno sfregio non solo dell'anima ma anche del fisico e della propria autostima. Quindi poter ricorrere all'aiuto della scienza e della tecnologia per rimanere quella che è una cicatrice che diventa importante dal doppio significato è utile e dobbiamo andare su questa strada. Per quanto riguarda poi le varie richieste che sono state fatte presenti dalle bellissime testimonianze che sono state portate avanti dalle due vittime, ritengo che il governo si sia fatto trovare pronto. Perché ad esempio sul lato economico, che è sempre quello, il tasto dolente che riguarda queste situazioni, noi abbiamo rifinanziato sia il reddito di libertà, aggiungendo 6 milioni e rendendolo strutturale nella finanziaria a partire dal 2024, e rilanciato il microcredito di libertà, che è un importante strumento per recuperare non soltanto la vita economica in sé per sé, ma anche quella professionale. Questo pensiamo che sia un ottimo punto di partenza e insieme a tutte le strutture che vorranno aiutarci andando in questa situazione un unico strumento per poi cercare di risolvere in maniera definitiva questo problema.